onorevole Santulli, l'opposizione in Consiglio Comunale ad Aversa incontra la stampa per fare un bilancio dell'operato dell'amministrazione De Cristofaro. Qual è il suo giudizio? Beh, io credo che insomma siamo 0-0, nel senso che ritengo che non ancora sia stata presa di petto la realtà della città ed affrontati quelli che sono i nodi principali. L'altra sera in Consiglio Comunale il sindaco ci ha presentato la sua programmazione, come io l'ho definito, il compendio dei bisogni della città di Aversa, però purtroppo noi sappiamo quali sono questi bisogni. Sarebbe stato opportuno, credo io, invece scrivere poche cose da poter realizzare. Abbiamo sempre parlato dei libri dei sogni, certo io sono un uomo di speranza, mi auguro che lui possa fare tutto quello che ha scritto in questo libro, però a parte che non ci sono le risorse, ma ci vorrebbe un millennio, insomma, quindi come ho chiesto, dico bene, avete fatto queste linee programmatiche, però verifichiamole ogni 6 mesi, a cominciare da giugno, per capire che cosa siete riusciti a fare. Il nostro sindaco è una persona particolare, molto credo sottovalutato, perché chi lo osserva con quella sua bonomia, ecco, somiglia per larghe linee al tenente Columbo, quell'attore cinematografico che può passare per uno sprovveduto, ma lui non è sprovveduto. Il tenente Columbo fa il fesso, ma non è fesso, e probabilmente quell'atteggiamento serve per fare fesso le persone. Per cui credo che bisogna stare dietro l'amministrazione e spingerla a realizzare le cose. Noi abbiamo tanti progetti in cantiere. Io, Consiglio Comunale, ho stigmatizzato solo alcune questioni. Siamo alla vigilia di Natale, per cui cerchiamo di essere buoni, e in pratica il sindaco sta utilizzando tutto quello che ha trovato, cercando di poterlo, come dire, trasformare in attività prodotta da questa maggioranza. E in particolare una cosa che seguo da anni, la questione della pista di atletica leggera, ha fatto anche incontri con atleti, eccetera. Io ho detto in Consiglio Comunale, ho detto che fai questa cosa. Fino ad ora non hai fatto niente, servono 40.000 euro, cioè 400.000 euro, come dite voi, per completare il progetto. Bene, facciamo una variazione di bilancio, sarebbe la prima cosa che voi fate per la pista di atletica leggera, oltre le dichiarazioni di intenti e le volontà, le chiacchiere. E il sindaco ha detto no, io sto organizzando, mi rivolgo ai privati. È una risposta, come vedete, alla tenente Columbo. Quindi voglio dire, in ogni caso gli abbiamo sottolineato anche la difficoltà. Aversa è una città che è poco vivibile, c'è traffico, confusione, si stanno facendo ZTL, ma non ci sono alternative. Abbiamo detto progettiamo qualcosa in alternativa, ci sono in cantiere da tempo possibilità di migliorare la viabilità con un'alternativa all'ex variante Viale Kennedy e all'ex strada degli americani Viale Olimpico. Aversa, il traffico purtroppo sta facendo esplodere sia la parte nord che la parte sud, parliamo praticamente dell'Annunziata, di via Raffaello, e lì ancora quando sarà chiusa via Roma non si sa le macchine per dove passeranno. Abbiamo segnalato queste questioni perché vogliamo dare un contributo. Noi non siamo un'opposizione da no, siamo un'opposizione costruttiva che quando interveniamo diamo delle indicazioni, perché dobbiamo aiutare la città ad uscire da questa trappola nella quale si è cacciata e ha bisogno di essere aiutata, per cui i problemi si risolvono tutti insieme. Le discriminazioni servono a poco e non producono. Noi la nostra disponibilità l'abbiamo data, però sostanzialmente abbiamo bisogno di vedere anche delle risposte, non nelle chiacchiere ma nei fatti. Stiamo facendo una serie di iniziative
convocando consigli comunali per affrontare i nodi, i temi fondamentali, importanti di questa città, mai risolti, e continueremo ad andare avanti in questa direzione. È uno dei primi che abbiamo convocato, è quello sulla Texas, poi si parla tanto appunto del PUC, del piano urbanistico comunale, che dovrebbe dare un rilancio al territorio, però sono solo enunciazioni, noi non siamo stati ancora coinvolti in nessun dibattito, in nessun orientamento politico. Il sindaco dice che lo sta facendo, non sappiamo come, tenuto conto che queste sono cose che devono passare attraverso le commissioni e il consiglio comunale. Per cui è tutta una questione di faremo, ma sono passati 6 mesi, è arrivato il momento di dire abbiamo fatto. Per questo noi continueremo a dare delle opportunità a questa amministrazione con le nostre proposte, e stigmatizzeremo quelle che sono iniziative e progetti che non condividiamo.